Continua a viaggiare con noi. Iscriviti al nostro canale. Tanti nuovi video ti aspettano. Proviamo questa escursione. Oggi siamo in Val Bisenzio, giusto sopra a Vaiano Vernio, e stiamo provando ad andare alla Rocca di Cerbaia. Non è prestissimo, abbiamo visto un po' tardi il fatto che potevamo andare alla rocca, che è una vecchia rocca decrepita che svetta sulla Val Bisenzio. Ci proviamo attraversando il ponte di Cerbaia. Ponte di Cerbaia, che è l'unico modo praticamente per superare il Bisenzio senza guadare, almeno da questa parte. Ponte medievale che ci porta, eccola lassù, alla rocca di Cerbaia. Storia e descrizione della Valle del Bisenzio fra natura e storia sui pannelli informativi che si trovano lungo il percorso. Ok, c'è un bivio, noi teniamo a sinistra, quella che sale, speriamo che sia quella giusta. Altro bivio, le segnalazioni non sono il massimo, c'è scritto qua in un pannello, inciso alla rocca. Quindi, dalla strada a un certo punto c'è un pannello, una cabina elettrica, e si passa e si sale su. Dura, eh? Bello strappettino, adesso si continua a salire. Una bella panchina per pausa sul panorama sulla Valle del Bisenzio. E non si... Ok, panorama sulla valle, ma abbastanza controsole. Vorrei coprire un po' il sole, ma è impossibile. Sempre più in alto e sempre meno fiato, però ormai siamo quasi alla rocca. Il cartello, sì, eccola, segna 50 minuti di camminata, e diciamo che sì, li potete tenere come riferimento, anche se possono essere meno. Eccoci alla rocca, quasi. Prime avvisaglie della rocca. Un caldo boia, nonostante sia il 27 gennaio, sotto la Val Bisenzio o giù di lì, no, Val Bisenzio è di là, con l'inverno ben visibile. Ok, questa è la valle, che di primavera deve essere sicuramente molto più bella, e qui siamo alla Rocca di Cerbaia, via delle rocche, in cammino fra medioevo, natura e infarto. Ok, siamo a 368 metri sul livello del mare, e questa è la Rocca di Cerbaia, e poi c'è anche la Torre di Melograna, Rocca di Vernio e Rocca di Montemurlo. Esploreremo poi piano piano, eh? Eccoci alla rocca, ragazzi, bellissima, bellissima, restaurata, e adesso andiamo al suo interno. Bello anche il panorama, eh? Mille anni di restauro, a quanto pare, poi vi racconteremo più avanti, sentirete nel video la storia di questa rocca.
posta a protezione di strada di Lombardia, la Rocca di Cerbaia fu uno degli ultimi possedimenti della famiglia Alberti, dopo la perdita di Prato a favore della costituzione del libero comune e la pesante sconfitta della città di Senifonte contro le truppe fiorentine, con la cancellazione fisica della stessa. Importante struttura difensiva con masto centrale ancora ben visibile e due cerchie murarie concentriche, delle quali restano tracce evidenti solo della parte più interna, è alta 20 metri ed un tempo fu dotata di diverse torri di avvistamento. Nel 1240 fu assediata, conquistata e parzialmente distrutta dalle inarrestabili armate fiorentine. Più volte restaurata, venne definitivamente abbandonata nel XVII secolo. Bene, poi vi sentirete, o se no avete già sentito, le informazioni sulla rocca. Qui abbiamo il mulino, che c'era un mulino qua, e l'acqua di dove? Quindi passava l'acqua. Eh sì, di qua, e poi scendeva giù di lì. Numerose sono le citazioni storiche e poetiche della rocca, soprattutto quelle legate alla figura di Dante Alighieri. Il sommo poeta ne parla nel 32° canto dell'Inferno, con la vicenda dei due fratelli, Napoleone e Alessandro, figli del conte Alberto degli Alberti, che si uccisero fra di loro per l'eredità, e con l'episodio narrato nel canto VI del Purgatorio, che descrive l'assassino da parte del figlio di Napoleone, Alberto II, del cugino Orso degli Alberti. Ed è in questa rocca che trascorse i suoi ultimi anni di vita Cunizza da Romano, controversa nobildonna dedita agli amori che parte degli storici definisce cortesi e poetici, mentre altri preferiscono una versione decisamente più lussuriosa alla quale sopraggiunge il ravvedimento solo in tarda età. Ed è probabilmente in funzione di questo ravvedimento che Cunizza viene inserita nel 9° canto del Paradiso dal solito Dante, che la colloca nel cielo di Venere, sotto l'influsso del bel pianeta che Damar conforta. Il corso continua, noi più che altro stiamo andando avanti per fare la foto panoramica alla rocca, ma siamo anche contro il sole, sarà abbastanza dura. La leggenda vuole infine che Dante, in viaggio verso Bologna nell'inverno del 1285, si trovi davanti alla rocca a chiedere ospitalità ai conti Alberti. Ma al loro rifiuto si vede costretta a ripararsi dalla nevosa notte nella capanna di un pastore più a valle. Ok, e in un'area che ormai è quasi primaverile, ricordo, 27 di gennaio, iniziamo il viaggio di ritorno mentre il sole sparisce dietro quello che resta nelle guglie del castello. Alla fine del XX secolo, la rocca è stata acquistata dal comune di Cantagallo, che ne ha promosso il restauro e la valorizzazione. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.